chiede il permesso, non chiede tutte le come dire, procedure burocratiche. Quando ci sono dei bisogni, bisogna in qualche modo rendersi attori di un atto, una presa di posizione, no? Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, io sono Silvio e faccio parte del presidio di salute solidale. E, vabbè, cercherò di non essere troppo narrativo, di fare la cronostoria di quello che siamo, ma di dare degli spunti un po' di riflessione, però un po' di storia forse è necessaria, insomma. E, allora, innanzitutto il nome, perché molto spesso la gente dice: ah, voi fate l'ambulatorio popolare. In realtà cioè, la scelta di non chiamarci ambulatorio popolare ha una sua motivazione e ci chiamiamo presidio di salute solidale proprio perché volevamo in qualche modo marcare una differenza rispetto a l'idea di aprire uno spazio di salute che pedissequamente ripropone quello che fa un ospedale in piccolo, perché non è quello a cui vorremmo tendere, insomma. Il nostro presidio è nato fondamentalmente dalla spinta del quartiere, della popolazione residente, ed è nato senza medici, quindi questo già può essere un dato particolare. E si fece nel momento dell'occupazione dei locali dove siamo, allo 081, una sorta di inchiesta su cosa vorresti per questo spazio. E la gente, insomma, voleva un luogo che facesse salute. Successivamente ci siamo affacciati noi, medici più o meno giovani, e abbiamo iniziato tutta una serie di riflessioni su, a partire da quello che già c'era, uno spazio, un ambulatorio con un ecografo che era stato donato da un medico, che tipo di riflessione possiamo fare rispetto a uno spazio di salute che vuole fare salute all'interno di un posto occupato, spazio che poi si sta un po' sdoppiando, perché in realtà stiamo andando a abitare spesso anche i locali di un altro posto liberato che si chiama Santa Fede Liberata. E quindi siamo partiti da delle riflessioni che penso che sono un po' trite e ritrite sul welfare come campo di garanzia, ma allo stesso tempo anche campo di costrizione in qualche modo, cioè come qualcosa che garantisce i diritti ma in qualche modo determina delle risposte preconfezionate a dei bisogni ed esclude degli spazi di sperimentazione, anche per come storicamente si è determinato. Magari inizialmente erano previsti degli spazi di partecipazione più allargati, era previsto un ruolo meno centrale alla figura del medico e del sapere esperto della medicina, ma col tempo un po' si è andato perdendo. E quindi la nostra spinta è stata quella di non ricreare un piccolo ospedale che anche con i ridotti mezzi sarebbe stato forse perdente, ma provare a partire dalla spinta di chi ha dei bisogni particolari di salute e che li esprime e che ha la possibilità di esprimerli all'interno degli spazi che noi mettiamo a disposizione, che tipo di pratiche nuove provare a sperimentare rispetto a quelle tutte settate su un approccio tecnico, tutto settato su un approccio bioriduzionista, se vogliamo usare questa parola. Cercando di ovviamente non scadere in delle derive ascientifiche, cioè non vogliamo essere visti come nemmeno come degli stregoni che criticano la medicina così come a prescindere, ma provare un po' a rispondere a dei bisogni come facciamo. Noi apriamo mediamente una o due volte a settimana e ci dividiamo tra giornate puramente mediche in cui facciamo le ecografie, che sono una cosa che sono molto spesso, cioè sono molto partecipate, nel senso che le persone hanno bisogno di farle, risponde anche a una certa visione, perché l'ecografia è un esame semplice, non invasivo, non costa niente, e è una sorta di espansione della clinica. E quindi diciamo, anche se ha un impianto tecnico, non lo vediamo così conflittuale, e le persone non vogliono spendere 70 euro e pagare in un centro privato un'ecografia. E cerchiamo di rendere questo spazio, oltre che uno spazio in cui erogare una prestazione, uno spazio di incontro, uno spazio in cui favorire la partecipazione delle persone che vengono da noi alla costruzione delle nostre attività,
e alla costruzione di una comunità. Ecco, ci siamo arrivati un po' a questa parola. Noi di solito quando firmiamo i volantini oppure facciamo una chiamata scriviamo sempre: noi non facciamo carità, creiamo comunità, perché una parola un po' inflazionata, ma crediamo che forse ripartire dai territori, dai bisogni di salute dei territori e provare a costruire comunità che provano a trasformare l'esterno, provano a portare delle riflessioni. Paolo ci conosce, siamo stati in piazza il 7 aprile, facciamo parte delle reti cittadine che si occupano di salute, partiamo seppur da una critica al welfare come terreno anche di costrizione, partiamo sicuramente dalla sua difesa in qualche modo, e anzi vorremmo puntare a una trasformazione, ma partendo dalla difesa del sistema sanitario pubblico senza dubbio. Però diciamo il nostro obiettivo con le nostre attività è quello di creare delle comunità, una comunità e magari contaminarne altre, che non solo diciamo porti avanti delle battaglie più o meno ideologiche rispetto alla sanità pubblica, rispetto all'universalità della cura eccetera, ma che provi a prendersi cura di se stessa in primis, e quindi proviamo ad avere una particolare attenzione alla cura delle relazioni, diciamo facendo un'ecologia delle relazioni al nostro interno, e portare la, diciamo, un'idea di salute anche al di fuori della nostra comunità. Quindi siamo partiti da questa difesa con anche una critica rispetto al welfare, e proviamo a in qualche modo stimolare il protagonismo e la partecipazione delle persone all'interno di quello che facciamo. Negli anni abbiamo tanti medici hanno provato a offrire la loro disponibilità e il loro aiuto all'interno del presidio, e abbiamo visto però che quello che in qualche modo funzionava di più e ci rispondeva a noi stessi, che già diciamo lavoriamo nei servizi pubblici o non pubblici, abbiamo visto che diciamo fare delle visite specialistiche, magari ci sono stati degli urologi, dei pediatri, c'è stata una ginecologa, hanno sempre determinato il fatto che le persone si approcciavano con noi come appunto se fossero in un ospedale, quindi con un atteggiamento che era poco disposto al dialogo o a prendersi cura anche dello spazio che stavano venendo ad abitare. E quindi nel tempo abbiamo un po' cambiato modalità, abbiamo fatto queste riflessioni che ci hanno portato a provare a sperimentare delle forme altre, diciamo, di fare salute. Quindi seppur manteniamo mensilmente l'appuntamento con le ecografie, che altrimenti ci verrebbero a sgomberare in primis la popolazione, perché è una cosa abbastanza riconosciuta, sono 6 anni che siamo al centro storico, e con lo sportello di medicina di base rivolto soprattutto a chi non ha la residenza, agli immigrati, a chi non ha il medico di base, abbiamo provato e con una discreta soddisfazione a sperimentare delle pratiche diverse, prendendo un po' spunto da Paulo Freire e dal filone brasiliano sulla cura comunitaria. Abbiamo provato diciamo partendo dalla prospettiva che diciamo l'assistenza sanitaria e i servizi incidono e sono importanti nella salute delle persone, ma fino a un certo punto, e che c'è tutta una parte forse anche più interessante rispetto alla promozione della salute, della prevenzione, della partecipazione e diciamo del rompere un po' le differenze che ci sono tra il medico e il paziente, tra chi in qualche modo cura e chi è curato. Abbiamo lanciato questi laboratori che stanno andando abbastanza bene in termini di partecipazione sulla nutrizione, sulla salute sessuale, e proprio stamattina sta partendo anche un laboratorio che è tutta una cosa strana, si chiama laboratorio di antiginnastica, che vorrebbe essere un laboratorio sulla libertà di movimento, sul corpo, anche sullo sport, però in maniera accessibile a tutti, senza dover performare nulla di particolare, insomma, dover riuscire a fare qualcosa di specifico, ma aperto a tutti, a qualunque corpo, a qualunque persona.
Quindi insomma, quel filone verso cui ci stiamo muovendo è quello di essere un punto di riferimento verso il quartiere e provare a rispondere ai bisogni di salute immediati, ovviamente rispetto ai nostri dotti mezzi e rispetto anche al fatto che siamo una struttura informale, siamo in un posto occupato, non abbiamo nessun tipo di riconoscimento se non quello che ci danno le persone e i compagni che in qualche modo ci stimano. E provando a integrare tutta la visione sui determinanti sociali di salute, su un po' ridurre il ruolo centrale che la tecnica assume nella nostra visione di salute, che ovviamente non è un campo neutrale, ma è un campo in cui si scrivono tutta una serie di contraddizioni rispetto alla tecnologia che usiamo, rispetto al vedere la salute come un trattamento, le persone come un organo malato, e quindi rispondere ai bisogni primari qualora possibile, o indirizzare le persone affinché questi bisogni possano essere risposti, provare a favorire la partecipazione di chi si affaccia al nostro spazio e sostanzialmente tentare di fare una promozione della salute, però tenendo sempre bene in mente queste questioni che diciamo prima, ovvero la difesa del sistema sanitario pubblico e però una critica a tutta una serie di contraddizioni che si porta dietro, l'infantilizzazione che spesso si vede nei reparti, il distacco e la disparità che c'è tra il sapere esperto e le persone non mediche, normali, e la promozione della salute attraverso queste modalità. Ovviamente non siamo da soli, ci inseriamo in tutta una serie di relazioni all'interno degli spazi che abitiamo, quindi tra lo 081 e Santa Fede, ma anche insieme a tutte le altre persone che in città provano a fare un discorso sulla salute diverso, con alti e bassi, con ovviamente le fisiologiche differenze tra le varie anime che animano le reti che si occupano di salute in città. E proviamo ad allargarci, a contaminare le altre esperienze, provando a portare visioni diverse e a trasformare noi e le comunità a cui abbiamo contribuito, che abbiamo contribuito a far nascere, e tutto quello che c'è fuori di noi, tenendo presente che noi che facciamo delle pratiche di mutualismo. Adesso ci sono stati molti scritti ultimamente, molte riflessioni su questa parola del mutualismo, che tra chi è scettico lo vede come un ritorno all'Ottocento, al banco del mutuo soccorso, come un rischio anche di aggressione per il sistema sanitario pubblico, e chi invece lo vede come un campo di possibilità. Noi lo vediamo essenzialmente come un campo di possibilità, ovviamente, perché facciamo delle pratiche mutualistiche, lo facciamo, e secondo noi ha un senso, secondo due criteri: quello che non siamo solo noi medici a decidere quello che si fa nei nostri spazi, e aprire il più possibile degli spazi di discussione e di decisione a appunto le figure non mediche, che tra l'altro hanno animato dall'inizio il presidio, e provare a, oltre che dichiararsi differenti e provare a spiegare una visione della salute differente, a praticarla. E da qui l'interesse che anche personalmente poi è maggiore verso questo tipo di pratiche, quindi i laboratori che dicevo prima, in cui ci si siede tutti insieme, non c'è una visita uno a uno e si parla di salute e si prova a fare promozione della salute, perché pensiamo che attraverso che se ha un senso il fatto che esistano degli spazi di salute all'interno di strutture occupate, di spazi liberati, lo hanno solo se possono essere portatrici di sperimentazioni differenti, di pratiche diverse che in qualche modo si distanziano anche da quelle a cui siamo abituati negli ospedali e nei luoghi di cura, che c'era prima Riccardo che ci parlava anche della salute mentale, che è un ambito tutto particolare, spesso si portano dietro queste contraddizioni, queste difficoltà e anche
una visione della salute che in qualche modo noi rigettiamo come corpi ridotti a organi, medici che impongono terapie, persone che subiscono in qualche modo e non uno spazio di discussione dove sono le persone stesse a decidere in qualche modo, informate ovviamente sulla loro pelle. Quindi ho finito, se siamo lì, se volete chiederci qualcosa, grazie. E quindi...